Retro Gaming, The Incredible Machine. The Incredible Machine, Team, è una serie videoludica creata da Kevin Ryan nel 1993 per la Jeff Tanner Productions. Le prime versioni furono pubblicate da Dynamics, ma in seguito subentrò la Sierra Entertainment. Oggi è una delle tante serie acquisite dalla Disney Interactive. Nota bene, non stiamo parlando solo di videogiochi. Nel 2013, Jeff Tunnell pubblicò Contraption Maker, che fa parte della serie originale di Team. Si trova su Steam. Storia della serie The Incredible Machine. Il primo titolo della serie fu pubblicato nel 1993. Si presenta come un puzzle game. Sempre nel 1993 uscì The Even More Incredible Machine, una versione estesa dell'originale con 160 livelli, circa il doppio del titolo originale e alcuni extra. Lo sviluppo del primo videogioco era iniziato diversi anni prima, infatti era un progetto nato nella giovanissima Electronic Arts, che voleva proporre un nuovo videogioco per i computer della Commodore, Commodore 64 e Amiga, entro la fine del 1984. Ma non era l'unico videogioco in programma. L'azienda decise di completare prima Arctic Fox, cosa che fece rimandare l'inizio della progettazione di The Incredible Machine alla primavera del 1992. Kevin Ryan impiegò solo 9 mesi a programmarlo, con un budget di solo $36,000, quasi $65,000 al tasso attuale. Gameplay. L'obiettivo di ciascun titolo della serie è di creare una serie di macchine di Rube Goldberg, ovvero un meccanismo progettato in modo complesso perché esegua operazioni semplici e inutili. Per riuscirci, il gameplay richiede di disporre una serie di oggetti in modo inutilmente complesso, in modo da eseguire alcuni semplici compiti, mettere una pallina in una scatola o accendere un dispositivo che a sua volta accenda un ventilatore. Sono disponibili diverse categorie di oggetti: semplici corde, pulegge, pale da bowling, gatti, topi ed esseri umani. Ciascun oggetto può interagire con altri oggetti, creando differenti effetti. Per esempio, i topi correranno verso il formaggio più vicino. Di solito i livelli presentano degli oggetti fissi o immobili, obbligando i giocatori a ingegnarsi per risolvere i puzzle. Non manca un'opzione che permette una maggiore libertà per interagire con tutti gli oggetti senza avere un obiettivo prefissato. È presente anche un editor che permette di creare nuovi puzzle. L'aspetto principale di Team è che simula sia le interazioni fisiche fra gli oggetti, che gli effetti ambientali dovuti alla pressione dell'aria e alla gravità. Progetti successivi. Nel 1993 arrivò un altro puzzle game, figlio di Team, Sid and All's Incredible Toons. A questo seguirono The Incredible Toon Machine, 1994, The Incredible Machine 2, 1994 sempre. In questa variante furono introdotti nuovi livelli, nuovi oggetti, una nuova interfaccia, una nuova grafica, nuovi suoni e una nuova colonna sonora. Permetteva anche di fare una partita contro un avversario. La libertà di azione fu migliorata, consentendo ai giocatori di creare puzzle che interagivano maggiormente con l'ambiente del livello. Aumentarono anche i modi di risolvere ciascun livello. In questo modo, la longevità del videogioco diventò maggiore. The Incredible Machine Version 3.0, 1995. Questo episodio è chiamato anche Professor Team's Incredible Machine. È un Team 2 con un'interfaccia migliorata e una colonna sonora ascoltabile tramite un lettore di CD audio. Arthur to Astaroth no Nazoma Kaimura Incredible Toons, 1996. Return of the Incredible Machine Contraptions, 2000. Con questo titolo si passò ai 32 bit per una perfetta integrazione in Windows 95. Fu migliorata la risoluzione, passando a 800x600, quasi HD. Era una specie di porting di Team 2 a cui furono aggiunti alcuni nuovi livelli. The Incredible Machine Even More Contraptions, 2001. Questo episodio includeva un nuovo servizio, OneSwap, che permetteva di condividere i puzzle realizzati dai giocatori. Fu realizzata una variante del gioco, la Palma Pilot, che conteneva oggetti pensati per essere usati su dispositivi con schermi piccoli. The Incredible Machine Mega Pack, 2009. Questa è la suite con tutta la serie,
ed è disponibile su GOG.com. The Incredible Machine 2011. Questa versione del videogioco è stata sviluppata e distribuita, anche se per un tempo limitato, da Disney per iOS. Contiene un nuovo concept grafico, nuovi effetti sonori e nuovi livelli. Conception Maker 2013. Il 13 maggio 2013, Tunnel annunciò un nuovo progetto, che sarebbe diventato l'erede spirituale della serie Incredible Machine. Anche Kevin Ryan e Brian Hahn, altri due sviluppatori del gioco originale, hanno collaborato alla sua realizzazione. Visto che il videogioco con il titolo originale era passato a Disney, il nuovo gioco dovette cambiare nome. Il progetto fu portato a termine dalla Game House di Tunnel, la Spotkin. Contemption Maker presenta una grafica HD migliorata e un robusto motore fisico. Contiene oltre 200 puzzle e oltre 100 oggetti. È supportato anche da Steam Workshop al fine di distribuire e condividere i puzzle realizzati dagli utenti. Grazie per aver seguito questo episodio. Se vi va, iscrivetevi al nostro canale e lasciate anche un like. Ciao a tutti!